Una partita delicata, perché appunto la Pro Vercelli farà di tutto per far sua la partita su un campo dove ha ottenuto 27 punti o 28, 27 su 35 in casa, quindi una partita difficilissima e dove dovremo essere bravi a controbattere su ogni colpo, non dare aiuto a riprendere coraggio. Ma comunque consapevoli del fatto che la partita è importante anche per noi. Vietato cali di tensione. Roberto D'Aversa è chiaro in conferenza stampa. Vercelli sarà dura perché di fronte si avrà un avversario che giocherà con il coltello tra i denti per gettarsi alle spalle un periodo nero che dura dall'inizio del girone di ritorno, 10 gare e appena 5 punti incassati, peraltro senza vittorie, e che ha fatto scivolare la squadra di Scazzola al quintultimo posto. Sempre in conferenza stampa il tecnico ha ribadito che la squadra giocherà secondo i canoni del 4-3-3. Considerato il ritorno dalla squalifica di Trust e il forfè di Ferrario, il danese farà coppia con Amenta nel cuore della difesa. Gli altri due saranno Aquilanti a destra e Mammarella a sinistra. Conti, che ha giocato bene contro l'Avellino, tornerà in panchina. A centrocampo ampia scelta, nonostante la squalifica di Vastola. A destra potrebbe tornare dal primo minuto Di Cecco, a sinistra probabile la riconferma di Grossi, un ex insieme a De Silvestro. In mezzo uno tra Bacinovic e Paghera. In avanti dovrebbe tornare Gatto sulla fascia al posto di Thiam, inamovibili Monachello e Piccolo. Cerri è tornato dagli impegni con l'Under 19, ma partirà dalla panchina, anche se D'Aversa tiene tutti sulla corda. La formazione la decido all'ultimo momento, è successo anche sabato scorso dove inizialmente avevo pensato a una formazione, ma all'ultimo momento l'ho cambiata, ripeto, io valuto il campo, gli allenamenti, ma fino all'ultimo momento anche il giorno di rifinitura, perché comunque dove il giorno di rifinitura si fanno le palle inattive, analizzo anche quello e valuto anche quello. Perché la maggior parte delle partite si decidono sulle palle inattive, quindi nelle scelte dell'allenatore c'è tutto, ma c'è anche il pensiero sulle palle inattive. Anche il marchio di fabbrica della Pro è il 4-3-3 e anche in questo caso ci sono due ex, Germano che sarà tra i titolari e Ragazzo in panchina. In attacco rientra Fabiano che giocherà accanto a Luppi e Marchi, quest'ultimo al vertice della classifica dei bomber con 15 centri. A centrocampo sicuri del posto Castiglia ed Emanuello, in ballottaggio Ardizzone e Scavone. Arbitro dell'incontro Ross di Pordenone, un precedente quest'anno con i padroni di casa, Pro Vercelli Virtus Entella terminata 2-0, nessuno con i rossoneri.